Ciao ragazzi, ben ritrovati all'Antro Link 91 e bentornati su Bakugan Campioni di Vestroia. Non pensavo che avrei mai continuato questo gioco, anche perché, insomma, non è che avesse un appeal particolare, però voglio dargli ancora una possibilità. In fondo l'ho pagato, quindi vorrei anche giocarlo alla fine, no? Cosa è successo negli scorsi episodi? Abbiamo preso il nostro primo Bakugan, abbiamo trovato un oggetto al lago che dovrebbe essere di un certo Larry. E questo è Diran. E dobbiamo partecipare a un torneo di Bakugan. Quindi non ci resta che parlare con Larry, eccolo qui, e dargli l'oggetto. Non sappiamo cos'era però. Ah, era un core abilità. Ero così entusiasta di usarlo che quando l'ho perso ne ho comprato un altro. Non me ne servono due. Perché non lo tieni? Esplosione. Cos'è Esplosione House? Che è toscano? Esplosione House. Va bene. Teniamocene uno. È un sempre un piacere aiutare nuovi combattenti. Lascia che ti mostra come funziona questa abilità. E ovviamente ci fa vedere un video, no? Perché è YouTube. Premiare finché non attivi House. Esplosione House. Ok, usiamola. Ah, dobbiamo scegliere quale abilità sostituire. Stordimento, dominio House. B-Power per 38 secondi. Ma direi questa, ci facciamo alla fine. Non dimenticare la fazione e la specie del Bakugan determinano le abilità che il Bakugan può usare. Quindi. Oh, perfetto. Cremazione corrente. Ah, ok, uno per ognuno. Nel caso abbiamo un Bakugan di un attributo diverso. Il mio volantino. Wow, grazie, Link. Hai trovato quasi tutti i pezzi. È davvero un peccato che qualcuno si comporti così. Mi chiedo il perché. Perché non stai nella vita vera. Nella vita vera è peggio. Manca ancora un pezzo, a quanto pare. E che succede? Ehi, Link, credo di sapere chi ha strappato il volantino. Ho visto un ragazzo con qualcosa che gli spuntava dalla tasca. Sembrava avesse un frammento di volantino. All'angolo degli hamburger con i suoi amici. Va bene. Grazie per la dritta, Miguel. E Larry ha un cugino che ha un negozio delle abilità. Ah, saliamo di livello, siamo quasi a metà della barra Evo. A parte che devo equipaggiare ancora l'abilità di Draco. Ah, ma è troppo forte, non posso ancora usarla. Ecco qua il negozio, che prima ci sono passato nel primo episodio, ma era ancora in allestimento, però era pieno. Oh, nuova clientela. Allora, quel ragazzo là fuori mi impedisce di scaricare la mia ultima consegna. Spero che lui e suo Bakugan se ne vadano. Ah, quindi devo sconfiggere il ragazzo che blocca la consegna. Ma dai. Ma perché? Vuoi aiutarmi a prendere abilità gratis da questo negozio? Abbiamo il Bakugan, deve darci ascolto. Ma Sven, sei cattivo. E combattiamo. Ha un Pyrus. Vabbè, un Ventus dovrebbe essere quello verde. Guardalo quanto è buono. Oh, Drago, però. Aspettiamo, serio. Madonna ragazzi, Dragonoid se fa male. Ah, già cambia? Ah, ma anche lui ha un Dragonoid. Però di un altro attributo. E quindi? Menatevi, menatevi, forza. Ah, già lui mena. Ah, B-Power più basso. Complimenti. Eccolo! Palla di fuoco! Madonna ragazzi, guarda come ci prendiamo le botte. Ah, resistenza, ah sì? Vai, cambiamo anche noi allora, dai. Bello. Eccolo, ok, dai, ci siamo quasi. Luce di Gaia. Ah sì, pristina la salute. Ma non è facile questa, raga, eh. Non è per dire, però, cavolo. Ci saranno del filo da torcere. Debolezza, bene, bene, bene. Ma attacco, dai, su. Eccolo. Esplosione House. Oh, quanti danni. Bella. Questa mi è piaciuta proprio. Ah, cambia. Ah, sì, non ho paura di niente io. Dai, ancora uno, ancora uno, ancora uno, ancora uno. Eccolo, eccolo, eccolo. È andato uno. Ragazzi, questo però. Tostarello sto tipo. Accidenti, spero di non dover già ricorrere a tattiche più difficili.
Però questo negozio qui che dobbiamo, a cui stiamo salvando il carico, è solo un negozio di parti o ci dà anche la possibilità di comprare Bakugan? Perché se ci dà la possibilità di comprare Bakugan, beh, tanta roba. Yeah! Esplosione House! Buono! Mamma mia però ragazzi, che roba. Non sai divertirti? Come vuoi, entra e comprati le nuove abilità, io non le volevo in ogni caso. A me quello che fa incazzare di questi villain insulsi, proprio quelli no, di base, i tirapiedi dei villain, è che... Ah, rubiamo il carico, ah, tanto non lo volevo. Allora perché devi rompere il carico? Questa abilità gli offre la casa. Nice. Fino ad ora mi hanno regalato tutto. È ironico come tu abbia ottenuto ciò che voleva quel ragazzo. Beh. Andiamo però a questo punto a cercare l'ultimo ragazzo. Che sembra abbia un pezzo del volantino. E ce lo deve dare, per forza. Perché sono cattivo io. Cosa vuoi? Sei tu che hai rubato e fatto a pezzi il volantino del torneo? E se anche fosse? Sono io a vincere il torneo, combattiamo! Abbandona. Bello! Barbetra, forte! Che figata! Sì, ma qualche abilità vicino, eccola. Ma tutto a lui stavano a comparire, non lo so. Già cambia? Oh, cavallino alato! Pegatrix! Pegatrix. Il computer o è furbo o incredibilmente stupido. Perché non so se ha visto che io stavo andando a prendere quell'energia oppure perché semplicemente aveva già adocchiato l'altra. No, no, lui si ferma quando io prendo quella che vuole lui. Dai, però quanto attacca sto coso. Buco nero, sì. Buco nero. Ma chi è? Oioi, fadottini? Un bel 84, accidenti. Aiuto, ma che è qua? Oh, fulmine? Mamma mia, a 9 punti salute, ti prego prendilo. In qualche maniera prendilo. Se mi attacca ancora è finita. La luce non può scappare dalla luce dal buco nero, ma ehi. Quindi viene assorbita effettivamente e quindi funziona. E allora il sistema funziona. È andata. Oh yes. Mi sa che dovrei iniziare a prendere in considerazione un terzo Bakugan. Perché se no non andiamo avanti. Questo Bakugan è pessimo, non lo voglio più. E riprenditi questo stupido volantino. Non avresti nemmeno dovuto prenderlo, è stata una scorretta. Una scorretta. Ho lasciato un cosa? O è stata una cosa scorretta e non ho letto cosa? O è stata una scorretta proprio di default, era scritto. Beh, se nessuno avesse visto il volantino, nessuno avrebbe saputo del torneo. Io avrei vinto facilmente, certo, perché c'è un solo volantino in tutto il paese. Come ti pare, avrebbe funzionato se non fosse stato per te e per questo patetico Bakugan buono a nulla. Non lo voglio e non intendo più partecipare a quello stupido torneo. Una volta che perdono, tutto è stupido, tutto non ha senso. Il tizio che mi ha dato quel Bakugan ha detto che sarebbe stato potente, ma sono stato sconfitto da un avversario debole come te. E forse non sono tanto debole? Che dici? Darkus Barbet. Oh, bene. Figo. Ottimo. Ben fatto, Link. Sei amichevole con i Bakugan e con gli umani. Mi piace combattere al tuo fianco. Ora andiamo a quella combattizione. Intendi comp... Ah, meno... No, pensavo per davvero. Che poi i salvataggi qui sono in maniera automatica e vengono nascosti dalla schermata di caricamento quando vai da un posto all'altro. Ingegnoso. Fantastico, Link, dove l'hai trovato? Un ragazzo credeva che togliere il volantino avrebbe impedito l'iscrizione al torneo. Beh, c'è quasi riuscito, ma tu hai salvato la situazione. Prendi queste abilità in segno di gratitudine. Ora vedo che l'orario di inizio è tra pochissimo. Ok, vado a preparare gli scaglioni per il torneo. Dovresti andare a conoscere i tuoi avversari. Presto saremo pronti. Hai tempo sufficiente per fare qualche round di riscaldamento? Ci vediamo tra poco. Ho visto se magari potevo equipaggiare una qualche abilità, ma no.
Dobbiamo fare tre round di riscaldamento, quindi direi di cominciare con Emily. Vai. Oh, anche lei ha tre Bakugan. Combattiamo. Forte però, eh. Ah, iniziamo con House. Bene. Ma credo che siano Chaos. È solo perché, no, per dare un senso di, così, no, di appartenenza un po' particolare. Devo dirti come funzionano gli attacchi di squadra perché ho una squadra completa. Caricando al massimo tutti e tre Bakugan attivi l'energia Bakucore. L'interfaccia d'attacco cambierà e potrà esploderare un attacco potentissimo. Quando ciò accade, non potrai usare le abilità normali finché non scagli il tuo attacco di squadra? Come lo attivo? Premendo R ed L insieme? Vabbè, questa cosa mi frega quelli per cui vado io. Dov'è, dov'è, dov'è? Eccola. E cambia ancora? Ma perché lo fa? Deve, ogni volta deve ricaricare. Aspettare che sia carico ogni volta. Ma perché lo fai? No, esplosione house, vai. Un bel centello? Un centoventello lo facciamo? 126, buono. Buono. Ecco sonoro. Ah, ok, va bene. Ah, ci siamo, fulmine. Almeno uno è andato. Oh, che bello. Quindi i Darkus resistono. Sono, fanno meno danno ai Chaos. Ci sta. Devo ancora impararmi bene tutte quante debolezze e resistenza, ma ci si arriva, ci si arriva. Dai, dai, prendo io questo, ok. È pronto, è pronto, è pronto. Dai che ce la facciamo, dai che ce la facciamo. No! Perché? Perché di proprio così poco? Eccolo, 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 eccolo. Vai! Fulmine! Almeno 60 danni e così la chiudiamo. 90, buono, 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 prima 60, buono 90. Deciditi. E il secondo è andato, ragazzi. Bene. Te ne rimane solo uno, solo House. E non puoi fare nulla. Ah, sono carico già. Andata. Oh, però. Accidenti, eh! E devo farne altre due così. Metto lui in prima posizione, vediamo come si comporta magari contro questo. È il tuo primo torneo, sarà una passeggiata. Oh, ma guardali. Ah, ne ha solo due lui. Facciamo un po' prima. E sono tributo Ventus loro. Effetto laser, effetto laser. Penetrazione. Abbiamo perforato. Lei ha due attributi Aquus. Quindi contro Dragonoid proprio no, perché è Pyrus. Ma forse è debole al Ventus? O anche al Darkus, potrebbe essere. Beh, c'è solo un modo per scoprirlo. Combattiamo, però se lei mi frega tutti quanti. Il computer ovviamente va, perché è programmato per andarci. Ritardo, quello che sto sperimentando io ora. In poche parole. Dico, il computer è programmato per andare a prendere il potere, no? Per terra. Però io non me lo dice subito il computer dove si trovano. Quindi devo un attimino vedere, ma se non li trovo. Ah, lei è debole a Darkus, ok, perfetto. Però la cosa buffa è che quando ti dà tipo l'abilità tipo tormenta, esplosione house, voglio dire, no? Devi caricarla fino a un certo punto. Ma il problema è che la linea di caricamento, dove c'è la freccia, sta leggermente più in alto di quello che effettivamente ti serve. È sbagliatissimo. Tipo l'attacco sotto, no? Che si fa con B. Cioè, la linea di. Guarda ora io quando lo carico, no? Vedi? In teoria tu dici ora ti basta questo e carico, no? Chi è? Si cura, va bene, curati quanto vuoi. Prendiamo, no? Un altro. Eccolo qua, vedi? Dice ora è carico. Ah sì, questa volta sì. Questa volta va. Dici, quando lo vuoi far vedere non va, no? È ovvio. Dai piccotto, dai che ce la facciamo, piccottino bello, dai. Eccolo. Ah, cambia un'altra volta. Sì, però anche tu, tesoro. Non puoi cambiare di continuo, eh. Sacrifico un po' di punti, ma ti facciamo male. Andato. Ora io cambio anche perché almeno posso resistere. Andiamo, ondata di luce. Sei debole, sei debole.
No, resistente. Pronti! Alla fine ce l'abbiamo fatta, ragazzi. Sì, gli incontri diventano sempre più lunghi, sempre più difficili, è normale che sia così, per carità. Lungi da me dal dire che non dovrebbe essere così. Ah, solo Barbetta sale di livello, perché effettivamente ha combattuto solo lui. Sembra che debba allenarmi ancora. E prendiamo un premio in denaro. Maledizione di Darkus! Mano del cielo, ce l'abbiamo 3, 4. Torno da Larry per iniziare il torneo. Lo iniziamo nel prossimo episodio, perché oramai abbiamo fatto anche troppo. Bene, ragazzi, questo video termina qui. Allora, io come sempre vi ringrazio per averlo seguito. Nel prossimo episodio di questo gioco, ovviamente, continueremo e andremo a fare il torneo. Vi ricordo in descrizione inoltre che c'è il link per Instagram. E se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi e noi ci vediamo, come sempre, nel prossimo video. Bye bye.